Super 811. I multipli adesso ci sono di standard, ancora quelli della volta scorsa mi sembra. Oh Cristo. E pazienza. Deve essere più sudata. Devono passare sulle montagne e schivare gli alberi. È più figo così. La direzione è tipo una nord-est. Potrei vedere veicoli andare anche qua sotto. Chi se ne frega. Così è perfetta. Va sulla montagna. Si fa tutto il versante. Dribbla le pioppe. Così la volevo. Tanto poi recupera saltando. Quindi è tutto veramente molto, molto, molto. Come piace a mia madre. Andremo verso comunque il cantiere. Vincerà come sempre il veicolo che arriverà più lontano. Ma dato che oggi è un giorno speciale, perché oggi le rose sono rosse e le viole sono viola. Ma vabbè, lo stesso, sono blu. Per quale motivo? Perché il signor Freddy il pagliaccio sarà il primo veicolo a spuntare quest'oggi. Quindi, rullo di tamburi, vediamo un secondo quale sarà il primo veicolo di quest'oggi. Evviva. No, un veicolo normale. Attenzione, partiamo così. Pattuglia polizia. Avendo meno multipli, diciamo che cambiano un po' le cose. Potremmo vedere cose storte quest'oggi. 400 km orari. Ok, salta ovviamente di più dell'811, ma lo scarto tra un veicolo e l'altro, avendo meno multipli, non è così grande, diciamo. Non pioppe. Non pioppe. Va bene. Mi piace, ok, questa cosa ci sta veramente un sacco. Fuck. Arriva qua in fondo e si mette già potenzialmente la vittoria in tasca, ha avuto un culo della madonna, però avendo cambiato i multipli è una rampa un po' più a nord che a est, quindi se uno tipo arriva qua la batte teoricamente. La salute, andiamo sopra, andiamo col prossimo veicolo randomizzato, sperando che non sia appunto quello schifo di Lando, perché nel caso fosse Lando, non dico cosa perché sicuro che mi spawna, quindi prossimo veicolo randomizzato, vediamo, vabbè. Pazienza. Vediamo dunque. Chi è che si fa esplodere alle mie spalle? Non lo so. Andiamo dunque con questo veicolo che riesce a beccare al mini 300. Vada. Mazza, oh. Questa giravolta così storta ricorda la Tesseract, magari vuole fare le stesse cose. No, ma proprio per niente. Cade ovviamente nel versante sbagliato. È orribile. Questa è la sua posizione. Al momento si classifica per il trofeo asino. Porca vacca, che schifo. Abbiamo la ZR380. Questa sì che fa schifo. Vediamo un po'. Non mi mostra il contachilometri. Adesso sì. Non ho capito questa cosa. Ok, rispetto all'altra sembra un fenomeno, eh. Anche se in realtà non lo è. Arriva dentro qua, nella piattaforma. Assolutamente sì. Questa è la sua posizione, poteva fare meglio, ma non dico niente perché poteva fare meglio, punto e basta. Lei ha fatto schifo, quindi arrivederci. Però rossa è veramente molto figa. È giunto il momento di andare col prossimo veicolo randomizzato. Coriandoli. Che schifo. Abbiamo una dilettante, un orribile... Vediamo dunque dove arriverà questa dilettante. Questo veicolo orribile, però, insomma, quest'oggi potrebbe avere il bastone di Motumbo. Il record al momento non me lo ricordo perché non l'ho visto, ma è dei 360 di questa macchina. Tanta roba, GG, complimenti. Se prende la spinta e fa lo stesso percorso della cosa, là, della... Castellinaria, quello e quell'altro. Poi sacco di patate puntuale. Poco avanti a queste due porcherie. Il momento di un bel furgone. Tipo, no. Nemmeno. No. Questa non la uso perché fa troppo schifo. Mi date un veicolo che posso usare per... Oh, nemmeno. Oh, principe, the best egg. Oh, ma è possibile. Il record, ho visto i 360, finora le altre non le ho viste. Il salto pare più buono di quelle qua sotto. Non di così tanto, ma un po' più buono, sì. Poco, poco, poco. No. Attenzione, vuole prendersi il trofeo asino allora quest'oggi. Arriva penultima intanto, si piazza qua. La facevo un pochino più forte, poi dipende da rampa a rampa. Andiamo raga col prossimo veicolo, vediamo un po'. Barca. Posso buttarlo, via. Prossimo veicolo randomizzato. Gufo del Santo Spirito, treno merci, treni. Tu gufo di me. Un gufo, cioè io oggi devo guidare un gufo. Guarda, è già storto adesso, ma si metta dritto. Gufo ignorante, aspetta. Guarda come va bene, signor gufo, quindi... Cosa facciamo? Guarda che si drizza il... Biancaneve. Adesso salta, guarda mo. E vola via. E lo sapevo. No, raga, no, No, Signor gufo, vada giù, Vada giù. Signor gufo, se ne va... No, ti prego, non volare via. Non volare avanti, per favore, vola di sotto. Ma chi lo prende? Ma chi lo prende? Questa per miracolo è arrivata qua. Ma chi lo prende sto gufaccio del cavolo? Primo posto, gufo del Santo Spirito, treno merci, treni. Seconda posizione abbiamo la pattuglia. E in terza posizione una dilettante orribile. Adesso io non so chi prenderà sto gufo. Io non lo prenderà nessuno oggi il gufo, ve lo dico io. Andiamo col prossimo veicolo dopo questo lutto incredibile. Che sarà senza ombra di dubbio.
No, vabbè, raga, me l'ha presa per il gufo. Uno dietro l'altro. Prossimo veicolo abbiamo la locomotiva. Treno merci treni. Bravo il treno. Bravo, scassa. Non si scassa un cane. Non si scassa. Cosa sta facendo? Ma che è sta skill? Ma... no, salta bene anche questo. Io non ci credo. Dai, che cade prima. È l'atterraggio che mi preoccupa. Perché questi si atterrano storti. Vanno avanti. Vedi? Grazie, casa. Grazie. Però chi c***o prende? Dietro al gufo. Io non ho parole. Ma non si può. Ma non è possibile, dai! Secondo posto, la locomotiva. Prossimo veicolo, abbiamo lui. Joybuilt Rubble. Industriali, meno male. Meno male, un veicolo buono. Signor Rubble, riuscirà a fare i 450, spero. 390. Chi lo prende il treno? Il treno non lo prende nessuno. Forse il Barrax. Lei cosa sta facendo? Lei è, insomma, alla grazia di uno zampone, mi scusi, però. Cioè... qualche metro almeno lo prende. Questa è la sua posizione. Si mette purtroppo, nonostante questa buona prestazione, si mette in quarta posizione perché abbiamo un gufo di e un treno qua. Prossimo veicolo randomizzato. Io non ho veramente parole. Oh, basta treni per favore, perché oh, piuttosto veicoli orribili come la Buccaneer. Prossimo veicolo, Albany Buccaneer per le muscle. Vediamo, c'è un obiettivo treno da superare. Ha capito? Non mi pare molto decisa con questi 390, devo essere sincero. Mi prende il Rubble o va a sbattere contro il coso qua? Va a sbattere contro il coso, sicuro. Vada a terra, bravissima. Bravissima, che atterraggio intelligente, attenzione. Madonna, ma quanto smart la Buccaneer oggi, oh. Quanto smart. Ha fatto veramente un'ottima posizione. Complimenti. Oddio, quasi quarto posto. Atterraggio di Gesù, che la porta a essere una tra le grandi, diciamo, tra virgolette. Andiamo col prossimo veicolo randomizzato. Vediamo un secondo. Next one. Questo non posso utilizzarlo. Mi piace. Prossimo veicolo, ambulanza per l'emergenza. Pronostico, raga, pronostico. Dove arriverà questa ambulanza secondo voi, più o meno? Farà record, ovviamente. 420, 450. Il record di velocità è su, anche perché quelle dei treni non si vedono. Non becchi la... non si sogni di beccare la pioppa. Cioè, oh, è grande sto buco. Oh, sto buco è grande. Oh, incastrarsi qua deve essere proprio un asino. Raga, le pioppe decidono il destino del mondo. E quindi, togliamo il segnalino intanto a questa. Lo diamo all'ambulanza che si mette alle spalle di una Buccaneer. C'è la Buccaneer quest'oggi, Gesù delle macchine proprio. Prossimo veicolo, non diciamo niente perché c'è un treno da buttare giù. Quindi due treni addirittura. Non si tirerà giù con una bullet, ma meglio di niente, insomma. Vamonos dunque con la bullet, vediamo dove arriverà questo veicolo randomizzato. 400 quasi, attenzione, niente male. Deve prendere velocità qua sotto e poi andare là e fare cose. Brava, bravissima. Che gatto stai facendo? Non ho capito niente, però apprezzo. Mamma mia, volevo schivare il buco di poco. Si mette qua, attenzione. Quasi va a prendersi il terzo posto la bullet. Togliamo questo veicolo, che è la Z cosa lì, quella nel buco, mi ricordo. Raga, abbiamo la Vamos. Abbiamo una bellissima Vamos. Allora, il record al momento è dei 460, mi pare, non mi ricordo. 400 li prende, 400 e qualcosa. Vediamo se il salto sarà qualcosa di bello oppure no. Fa più o meno come l'ambulanza circa. Un po' meglio della pattuglia. Un poco meglio, però se becca il buco fa il sacco di patate e si ferma. Deve beccare invece un po' di... esatto. Ma ste pioppe del c***o, ma devono esistere per forza. Possono farcela ancora. È difficile, lo so. Orca vacca. Hot knife per le muscle. Sì, dai, 400 l'hot knife li fa. 380. Troppo ottimista. Il buco ti permette di prendere una velocità veramente assurda. Quindi magari... esatto. Vada. Schiva tutti. Ok, la skill ancora. Bello il saltino. Becca il buco. Schiva. Mamma mia, la dribblata incredibile per andarsi a prendere la cosa. Becca. Un po' di pioppe, rimbalzo, diciamo storto. E raga, la sua posizione è questa. Quasi mi va a prendere la Buccaneer. Non la prende per miracolo. Togliamo il segnalino a questa. E raga, andiamo col prossimo veicolo randomizzato. E abbiamo a disposizione Cheval Fugitive per le berline. 385 me li piglia, va bene. Deve beccare il buco. Brava così, brava. Deve stare un pochino più a destra però, eh. Girati. Brava, così. Bello sto salto, mi piace. Girati, dribbla le pioppe. Se le prende in faccia tutte proprio. Si è fermata, questa è la sua posizione. Toglie il segnalino a questo veicolo. Se lo prende lei, poteva andare molto peggio. Prossimo veicolo randomizzato.
Abbiamo la Washington, Albany Washington per le berline. Riuscirà a fare qualcosa di bello questa macchina? Ovviamente. La Washington è una delle migliori berline, quest'oggi lo dimostrerà arrivando dietro ai treni. Me lo sento. Vada, vediamo un po'. 400 li tocca. Non è bostata, raga, non è bostata, i 400 li prende lo stesso. Schiva tutto, ti prego. Ok, il salto è molto buono. La Washington è sempre stata molto forte. Perché sto saltino di... Allora, la Washington è buona, non si applica molto per quello che riguarda l'atterraggio, però terzo posto al momento. Ci avviciniamo piano piano ai treni. Non sono così tanto distanti, sono qua i veicoli, sono qua. Carro da morte, vediamo un secondo cosa farà di bello. Vada dunque, record di velocità dei 460, vediamo se sto carro da morto riuscirà a eguagliarlo oppure no. Lei promette bene, no? Solitamente non è che fa così tanto male, lei le cose le fa belle. Prova, si impegna, si impegna. Se prende bene la discesa qua può fare bene, non la pioppa. Cioè si è pigliato un pioppone dietro, santo Dio. Raga, purtroppo le pioppe spengono i sogni di gloria di questo carro da morto. Ma ora abbiamo una Wagner. Lei mi prenderà i 470... 370, perdonatemi, per miracolo. Leggermente meglio di quell'altra schifezza qua sotto, ma leggermente. Lasciamo stare, prossimo veicolo randomizzato perché i tempi sono maturi. È giunto il momento di avere un bel furgone che sarà senza ombra di dubbio de classe Tampa Muscle. Non mi esprimo, vada, colpisca, faccia qualcosa di bello, la prego. Più veloce, anche più prestante di una Wagner, 375. Vediamo un po', 270, 80, 90, ok. Vada, a terra, sbatte, gira, si gira ancora di più, si gira ancora. La Tampa non veicolo da miracoli tipo Jesus, però comunque questo fatto di avere le montagne eccetera 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 recuperano un sacco di metri, il che li rende decisamente buoni. Brava. Ok, si è fermata. Questa è la sua posizione, non da punti ma di poco. Potenzialmente ha fatto più di un'ambulanza. Momento freddo il pagliaccio. Brutte tipper per gli industriali. Vamonos dunque, il record dei 460 verrà superato. Non lo so, speriamo. Vado dunque. Ha grattato, però il salto mi sembra molto buono. Niente pioppa, la prego. Niente. La schivata. Non si ribalti, becchi il buco. Bravo. Bravo il tipper. Bravo il tipper. Allora, il tipper occupa momentaneamente, becca la pioppa eccetera eccetera eccetera, tocca la terza posizione momentaneamente. Rullo di tamburi, raga, next one. Abbiamo niente, niente. Un oracolo schifoso. Poteva andare peggio, poteva avere un Emperor, quindi accontentiamoci momentaneamente. Deve fare i 460 per eguagliare il record di velocità toccato da non mi ricordo chi, 413. Beccherà il buco, beccherà sicuramente il buco che ha beccato la pattuglia. Vada. Però così, perché la spinta è veramente allucinante. Pioppona! Pioppona che decide la sua vita! Che cosa triste. Ma si è smontata. Ha smontato un cartello. È andata molto male. È andata veramente molto male. Però recupera un po' di metri. Cerca di andare il più avanti possibile. Si ferma qui. Vediamo se trova il segnalino oppure no. Non lo trova. Ci prova. Ma assolutamente non ci arriva. Quindi andiamo col prossimo veicolo. Peccato. Decidono le piove quest'oggi. Quest'oggi è il pioppa day, diciamo. È la rampa pioppa. Una roba del genere. Attenzione però, perché andiamo col prossimo veicolo. E vediamo un secondo. Questa volta abbiamo una cita classica. Fa schifo come veicolo, un veicolo tipo di classe C, però magari in una rampa di lancio possono cambiare molte cose. Infatti come velocità 390 fa meglio di veicoli solitamente più forti. Circa, il salto fa sempre schifo, avete rotto le... quelle cose lì che non posso dire perché poi YouTube è sensibile. A terra, brava. Perché ti metti a girare come quella grandissima... niente. Gira te, brava. Saltella così, bravissima. A terra, ok. Supera, vai nel buco. Brava, bravissima, bravissima, bravissima. Fa un po' fatica ma ce la fa. Arriva qui la sua posizione, non è da segnalino purtroppo. Andiamo col prossimo veicolo. Prossimo veicolo randomizzato. Meno male. Prossimo veicolo, proprio lui. De classe burrito furgoni. Meno male. Grazie mille il nostro 3000 di cilindrata preferito. Vada, il record è dei 460. Vediamo un secondo cosa riuscirà a beccare questo burrito che si... 506. Signor burrito, vada. Però deve andare da un'altra parte perché se vai dentro il cantiere ti becchi una stampata, Sacco di patate. Di pochissimo supera il tipper. Una mega F per lui. Ma i treni qua non li prende nessuno. Prossimo veicolo randomizzato. Vediamo il random cosa ci riserva questa volta a disposizione. Abbiamo una Faction 370. Se me li prende è miracolata. 374. Dai, non beccare il coso. Niente, deve fare
Ecco, esatto. O fa così o si ferma prima. Salto dell'asta, mette il bastone, riesce a saltare, prendere qualche posizione, ma non è sufficiente per riuscire a trovare un giusto, diciamo, segnalino, un segnalino valido, diciamo, su questa rampa. Signor Parker, di grazia, lei quest'oggi qualcosa di bello me lo fa oppure no? La velocità intanto massima, l'ho detto 320 volte dei 500 km orari, 380. Fa meglio della Faction, ma la Faction fa veramente schifo. Vediamo dunque. Allora, a terra e se ne va. Se ne va a terra. Prende il volo. Ma cos'è, tipo Ezio Auditore? Si arrampica per andare avanti, non ho capito. Oh, attenzione che forse mi prende una posizione. Essendo un veicolo pesante, se va sulle ruote, non va sulle ruote. E quindi trovo una posizione decisamente bruttissima. Non trova il segnalino, peccato. Andiamo col prossimo veicolo randomizzato. Vai, Bazzu, Penumbra. Madonna, ma sono veicoli che non si vedevano dall'epoca di Gesù, praticamente. Magari è stata bostata. 380. Niente pioppa, la schiva. Però il controllo è quello veramente di un mestolo, praticamente. Vai, girati. Dove stai andando? Cosa sta facendo? MTL Cerberus incubo senza il posteriore. 400 mi ritocca. 380 si becca un incubo sulla rampa. Raga, rallenta purtroppo, ma vuole beccare il buco. Questo veicolo è veramente, veramente sfigato. Prossimo veicolo randomizzato. Abbiamo a disposizione questa volta Enus Cognoscenti Cabrio Coupé. 389. Atterra bene. Atterra bene, stranamente. Però becca le cose. Girati però. Peccato. Arriva qua, non trova il segnalino. Prossimo veicolo randomizzato. Il burrito non è facile da prendere. Vediamo, perché io ci credo. La Tesla può uscire quest'oggi. Può salvarci. Non può salvarci niente. Io non ho parole. È quello che voglio fare io, quello. Vada, è più lento però, è molto più dura rispetto al gufo, a Lando, eccetera, eccetera, eccetera. Molto di più. Quindi magari, magari, insomma, magari. Beh, sembra più storta, sembra più storta. Attenzione, trofeo asino per lei. Trofeo asino. Godo tantissimo proprio. Lasciamola qua, signor Clinton, venga fuori per l'amor di Dio. Stia lontano, che prende chissà quale malanno. Prossimo veicolo. Vediamo un secondo cosa ci darà il random questa volta a disposizione. Grotti visione per le super. 400 quasi mi ritocca. 370. Se prende una discesa buona, va meglio della S80RR. Sputata alla Wagner. Uguale. No, un po' meglio. Un po' meglio, attenzione. Ha del potenziale sull'atterraggio. Peccato per il resto. Lasciamola stare, andiamo col prossimo veicolo randomizzato. Abbiamo Enus Super Diamond per le berline. Beh, 380 per una Diamond, raga. Io direi che ci può stare, eh. Ma che schifo fa. Comanda ancora il gufo del Santo Spirito. In seconda posizione abbiamo la locomotiva. E in terza posizione abbiamo The Classe Burrito Furgoni. Intanto, prossimo veicolo in ponte, rottame per le Muscle. Veicolo di Gesù, 450. La rottame Muscle mi piace. Il salto sembra buono, un po' troppo spostata verso est però. Meglio anche della pattuglia, ovviamente. Vediamo un secondo se atterra bene. No, pioppe! Perché? E beh, è un rottame. Ovviamente tu non puoi aspettarti che una macchina con le ruote quadrate non può atterrare ovviamente bene. Next one. Abbiamo a disposizione Insurgent, raga. Altro veicolo da trofeo asino. Nel torneo delle rampe, raga, il trofeo asino sarà importantissimo, perché sarà come fare un terzo posto. Quindi sarà un accumulo di punti ulteriore. 302 km orari. È pesantissimo. Quindi trofeo asino assolutamente suo. Non riesce a raggiungere quello schifo là in fondo, quella metro incastrata ancora lì che non è scomparsa. Non posso toccarlo. Lui va indietro e, raga, si prende il trofeo asino della giornata. Molto probabilmente, a meno che non arrivi lui, il Deliberator, quello che ha già tipo 5 trofei asino. Prossimo veicolo, The Classe Sabre Turbo. Vediamo se riesce a fare qualcosa di bello oppure no. 390 passa, però la Sabre è comunque un veicolo di tutto rispetto. Quindi magari di là dalla cosa, però non di qua. Porca miseria, che sfiga. Sacco di patate preventivo già qua sopra. Peccato per la Sabre che non fa niente di buono. Prossimo veicolo. Vediamo un po', raga. Next one abbiamo. Questo non lo uso, che è una schifezza incredibile. Shister Deviant per le Muscle. Il record di velocità è appunto dei 500 km orari di quel burrito. Mi fai 400 e passa? 411. Ci può stare per la Deviant. Niente da fare. Ha beccato un sasso qualcosa. Si è fermata prima. Non trova segnali. Andiamo col prossimo veicolo randomizzato. Vediamo un po' se il random sarà clemente oppure no. Beh, dai, una blista ci può stare. Next one, Dinka Blista per le compatte. 390. La blista però non fa male, mi sembra. A te bene però. Beh, bello. Santa
che botta. Cioè, posso dire uno dei rimbalzi più belli, perché fosse andato avanti, raga, la direzione era quella del gufo. Questa mi arrivava qua. Veramente sfigata la blista che non trova il segnalino. Meritava di meglio. Prossimo veicolo randomizzato, raga. Prossimo veicolo, perché è giunto il momento di avere una Banshee. Vediamo se riuscirà a beccare a Mini 400. 387. Basta pioppa, eh. E atterrate bene. Atterra male. Governati meglio. Bellissimo. No, la pioppa. Prossimo veicolo randomizzato. E via, Progen Emerus per le super. 330 qualcosa. La Emerus arriva ed è arrivata l'S80R più o meno. Quasi asino, quasi, se non fosse per l'Insurgent, che è un asino di professione. Prossimo veicolo random abbiamo a disposizione. Beh, se mi dai una Sentinel così, che me ne privo. Assolutamente no. Next one abbiamo Ubermatch Sentinel per le coupé. Non riuscirà a prendere il gufo, non è suo compito. Però vada, il burrito me lo passa. Non me lo passerà mai, il burrito ha fatto 500 430 rotti, deve atterrare giù di qua. Una spanciata, una pioppa, viene fuori dalle pioppe praticamente a destra e a sinistra. Si ferma qui, la sua posizione è questa, non trova il segnalino. Super F per lei, andiamo col prossimo veicolo randomizzato, vai. Un cavalcade, ok. Deve beccare i 500, non li becca, però becca i 440. Quanto è forte il cavalcade. Madonna se salta, oh. Chi deve beccare lui le pioppe? Posizione purtroppo indecente. Lasciamo stare, poteva essere il nuovo dio delle rampe. Invece next one abbiamo a disposizione Sabre Turbo Custom. Dopo di questo direi di andare con gli ultimi 5 veicoli. Dopodiché si concluderà l'ultima rampa pre-torneo. Dopodiché cominceremo con le selezioni. Allora, secondo me stiamo esagerando, eh. I 400 me li prende. Prima o poi mi entrerà nella portiera un aereo. Vada. No, la pioppa. Le pioppe li stanno abbattendo uno dopo l'altro. Cioè, nessuno riesce a passare. C'è sempre una pioppa di mezzo. Next one, Furore GT. Vada, il record dei 500 km orari toccati da un declasse brutto furgoni. Lei mi becca 400, me li becca 407. Ma da quando in qua questa macchina fa così bene? Ah, ok, è veloce ma il salto fa schifo, giustamente. Bravissima. Beh, beh, devo dire che ci può stare. Girati però, devi girarti, devi girarti. Per quale motivo atterra così di merda? Prossimo veicolo Benefactor Schwarzer per le sportive. È vero, queste macchine sono veloci, ma non saltano un tubo. No, la pioppa, basta pioppe. Tutte, tutte. Non c'è un veicolo che viene risparmiato. Quart'ultimo veicolo di quest'oggi abbiamo Vapid Radius per i SUV. Vediamo un attimo se questa macchina riuscirà a fare qualcosa di bello su questa rampa oppure no. Il record dei 500. Allora, la Radius è molto forte, considerata pochissimo. Infatti becca i 400, un veicolo veramente, veramente di Cristo. Vada. Atterraggio bruttino però, magari se si controlla un po'. C'è sta roba che si gira come un pazzo. Vai giù, vai giù. Sì. Ok, dai che trova il segnalino forse. Non so la posizione perché qua non si capisce assolutamente niente. Dovrebbe essere tipo terz'ultima. Comanda ancora il gufo con la motrice. Il burrito superato di poco. Il tipper. Terz'ultimo veicolo di quest'oggi. Attenzione. Insurgent pickup. Potrebbe superare Insurgent normale prendendosi lui stesso il trofeo asino possibile. Un po' più veloce questo. 3.30. E invece no. Trofeo asino ancora lontano per il pick up. E andiamo con il penultimo veicolo di quest'oggi. Un pagliaccio, un rumpo o una roba del genere, oppure quello schifo di Emperor. E non spara con R per le sportive. Suo obiettivo è superare il gufo. 411. Il salto potrebbe essere buono. Potrebbe. Purtroppo no. La Paragon R è più o meno come la Wagner, leggermente peggio. Sulla pioppa proprio. E raga, siamo arrivati con l'ultimo veicolo randomizzato di quest'oggi. Vedremo cosa di bello, ovvio. Sì. Maibatsu mule per i commerciali. Chiudiamo con un mule, la rampa di quest'oggi. Riuscirà questo Maibatsu mule commerciali a superare il gufo e la motrice? Ovviamente no. I 500 non me li tocca, 490 potrebbe essere, diciamo, una piccola speranza. Ma proprio piccola piccola, quasi invisibile. Sì sì, non la vede nessuno, speranza qua. Supera il burrito. Supera il burrito. Lo passa proprio all'ultimo. Il nostro mule arancione arriva qua in fondo. Si mette in terza posizione superando il burrito. Ma purtroppo non è sufficiente. Quindi si conclude qui la rampa di quest'oggi, che vede vincitore purtroppo gufo del Santo Spirito Treno Merci Treni. Seconda posizione locomotiva Treno Merci Treni. E in terza posizione, sul gradino più basso del podio, Maibatsu mule commerciali. È stata una tristezza, una cosa veramente molto molto brutta. La prossima rampa sarà quella appunto della prima selezione del senso del torneo delle rampe.
E detto ciò, se un emperor la faccio esplodere, penso sia arrivato per me il momento di andare a piangere in bagno. Dio, anzi. Me llamo CJ, he vuelto a mi ciudad como se nota.